Voci dal coro a cura della parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda, una produzione Radio Più Roma. Sono Lorenzo, un organista. Il canto gregoriano è il canto proprio della liturgia romana, come ricordato dal Messale Romano e riconosciuto dalla Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. A parità di condizioni si dia al canto gregoriano la preferenza. Nel canto gregoriano si riscontrano le qualità proprie della musica sacra, cioè la santità e la bontà della forma e l'universalità. Il canto gregoriano infatti non ammette in sé nulla di profano e le sue melodie sono così unite al testo sacro che vi si addicono pienamente. Infatti nel canto gregoriano non si passa dal suono al testo, ma al contrario è la parola che è alla base del canto, nel senso che ne ha determinato i principi costruttivi, ne ha dettato il flusso ritmico anche nel canto melismatico. Dalla parola ritualmente contestualizzata derivano le varie forme del canto gregoriano. Certamente però è necessaria un'adeguata preparazione per poter eseguire bene i brani del repertorio gregoriano e ciò non è sempre possibile. Un eccezionale strumento ci viene incontro, il graduale simplex, pubblicato per la prima volta nel 1967, secondo quanto afferma Sacrosanctum Concilium. Conviene inoltre che si prepari un'edizione che contenga melodie più semplici, ad uso delle chiese più piccole. Il graduale simplex contiene brani più semplici rispetto a quelli del graduale romanum, selezionati appositamente per le diverse messe dell'anno liturgico. Il graduale simplex si apre con alcune melodie per il rito della messa, per i riti di introduzione, le orazioni, la liturgia della parola, la preghiera eucaristica, i riti di comunione e i riti di conclusione. Prosegue con il chiriale simplex, che contiene 5 ordinari della messa, composti da Kyrie, Gloria, Sanctus e Agnus Dei, e 4 credo. La terza parte è il graduale simplex vero e proprio. Ogni messa contiene brani in canto gregoriano per i suoi diversi momenti. Si trovano varie messe per i tempi e i giorni liturgici dell'anno. 2 messe per il tempo di Avvento, la messa di Natale e delle solennità del tempo di Natale, la messa del mercoledì delle ceneri, una messa per ogni domenica di Quaresima e così via. Non solo, anche le messe rituali, le messe per varie necessità, le messe votive e la liturgia dei defunti. In appendice poi troviamo i canti per l'aspersione, le melodie per la preghiera dei fedeli, alcuni canti per la comunione, vari canti come il Tantum Ergo, il Tedeum e l'antifona della Beata Vergine Maria. Infine le litanie dei santi. I brani proposti dal graduale simplex sono stati scelti per essere facilmente eseguibili anche nelle chiese più piccole, perciò sono, come dice lo stesso nome, semplici e nella maggior parte dei casi non creano alcuna difficoltà. La Costituzione Sacrosanctum Concilium afferma: la Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana, perciò nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale.